Grazie, grazie a tutti per l'invito e per questa occasione. Allora, dall'altra parte del tavolo, da regolatore, le nostre riflessioni e la nostra esperienza sul tema. Ormai il punto di partenza è quello che abbiamo condiviso stamattina, appunto sull'esigenza di costruire informazione adeguata, per due motivi generali, direi. Uno, in un sistema, in un mondo in cui le diseguaglianze stanno crescendo, la bassa crescita le sta accentuando in molti sistemi, lavorare sul capitale umano e su un capitale umano adeguato è l'unico strumento per assicurare almeno pari opportunità di accesso al sistema economico. E dall'altro lato, seconda premessa, è che questo mondo, oltre che diseguale, è un mondo, se vogliamo, sempre più complesso, in cui il ruolo delle scelte personali cresce. Da un lato l'arretramento dello Stato in molti sistemi, i fallimenti, le difficoltà, la stessa sostenibilità degli Stati. Dall'altro, se vogliamo, il bombardamento di informazioni che appunto sembra a disposizione di tutti, ma è quasi assenza di informazione per la difficoltà di vagliarla, e spesso informazione appunto non selezionata, non vagliata, non validata, e di utilizzarla in modo adeguato. È informazione che, se è tecnica, come è quella, diciamo, finanziaria, è a volte pure respingente, e quindi non solo informazione diffusa, difficile da usare, a volte io direi spesso oggi informazione urlata, e quindi diciamo su cui gli accenti vengono posti non tanto sulle cose rilevanti, ma sulle cose, diciamo, che fanno più presa. E appunto in questo contesto quella più tecnica, a volte più necessaria, è più difficile da comunicare, da trasmettere. Anche qui quindi la risposta è l'investimento in informazione, conoscenza adeguata. Allora, che fare davanti a queste difficoltà oggettive? Noi crediamo che il percorso, io credo, e diciamo quello che stiamo facendo come Banca d'Italia è in questa linea, che il primo passaggio sia capire, conoscere meglio la situazione oggettiva nostra, italiana, rispetto a queste esigenze, rispetto all'esigenza di conoscenza, di informazione, di formazione di cui abbiamo parlato sinora. Capire dove siamo e quali sono le ragioni del dove siamo è il primo passaggio per capire come poi costruire qualcosa. E il come fare qualcosa richiede lavorare tutti insieme, perché appunto la risposta al primo passaggio, come siamo, lo sappiamo tutti, l'abbiamo sentito poco fa, è che purtroppo non stiamo bene. Le competenze dei nostri ragazzi innanzitutto, e queste sono ormai ben quantificate dalle indagini internazionali, ma anche quelle degli adulti, sono inferiori rispetto a quelle degli altri paesi, che sicuramente si sono anche mossi prima con programmi adeguati, ma che in generale comunque stanno messi meglio di noi. E allora appunto il primo passaggio è cercare di capire le radici di queste difficoltà, di questa scarsa financial literacy, cultura finanziaria. Noi quello che stiamo cercando di fare adesso è di provare a analizzare i dati che abbiamo, per esempio, dalle indagini dell'OCSE. L'OCSE PISA sulla financial literacy dei quindicenni ci dice una serie di cose, appunto ci dice che i nostri giovani hanno competenze finanziarie molto più basse dei loro colleghi, uno su cinque non è in grado di avere le competenze di base per fare scelte nel quotidiano adeguate, mentre in media nell'OCSE è solo uno su sette. Appunto, lavorando su questi dati, stiamo cercando di capire appunto a che cosa possono essere attribuite alcune di queste arretratezze. Sicuramente una delle cause è, una delle radici è l'approccio nelle nostre scuole, un approccio che sappiamo orientato un po' più alle conoscenze, alle nozioni che alle competenze. Questo è evidente anche dalle altre indagini dell'OCSE sulle competenze dei giovani.
stiamo provando a capire come si collegano le competenze di educazione finanziaria con quelle di matematica, con quelle di literacy, di capacità di lettura e di interpretazione dei testi, e crediamo che questo appunto possa aiutare a capire dove bisogna operare. Sicuramente un orientamento alle competenze rispetto alle nozioni è un primo passaggio, ma anche capire quali sono le competenze che più aiutano verso la financial literacy è un passaggio essenziale. La seconda radice nel nostro sistema è probabilmente di natura molto più ampia, di natura culturale. Il modo in cui ci poniamo rispetto al denaro e a tutto quello che ha a che fare con l'educazione al denaro già nelle famiglie è probabilmente una delle altre cause peculiari al nostro paese rispetto agli altri. E poi ci sono quelle invece, le difficoltà che sono trasversali a tutte, di queste abbiamo già sentito parlare, gli ostacoli cognitivi, le difficoltà comportamentali, per cui educare a questa materia può essere più difficile rispetto alle altre. Sul che fare, data appunto la difficoltà, la convinzione è che non si possa che passare da un lavoro condiviso di tutti i soggetti che già fanno molto, ma che forse devono mettersi insieme per farlo meglio, tra virgolette. L'idea della strategia nazionale, di cui abbiamo letto anche nel rapporto, che molti altri paesi, siamo tra i pochi, non abbiamo ancora, hanno costruito, è il primo passaggio essenziale. Lo diciamo noi che come Banca d'Italia abbiamo dei programmi di intervento nelle scuole, abbiamo raggiunto quest'anno circa 60.000 studenti, sembra un numero grande per un'istituzione, è niente ovviamente nel panorama scolastico, e quindi è evidente che solo un lavoro congiunto può consentire di arrivare già solo alle scuole, che sono un mondo complesso. Per costruire questo percorso, adesso insomma siamo qua almeno in tre di quelli che lo stanno promuovendo, stiamo costruendo, come ha detto anche il Presidente Picciolini, un tentativo di coordinare tutti i soggetti attivi. Il primo passaggio, molti di voi spero che l'abbiano ricevuto, è quello di mappare le iniziative che esistono sul territorio. Abbiamo provato a costruire un questionario simile a quelli che fa l'Ocse per renderlo poi magari a valle confrontabile con le altre esperienze, e appunto speriamo che abbia raggiunto tutti i soggetti che fanno qualche cosa, qualunque esperienza di educazione finanziaria. Il secondo elemento fondamentale è usare gli strumenti giusti. Anche di questi abbiamo letto nel rapporto e sentito parlare, lavorare nelle scuole con gli insegnanti, sulla pedagogia, sul rimuovere gli ostacoli cognitivi. Appunto, oggi sappiamo molto di più di quali sono questi ostacoli, forse ancora poco usiamo queste conoscenze per farne qualcosa. Sappiamo che gli strumenti visivi sono più efficaci, tutti cominciamo a provare a utilizzarli, anche noi stiamo passando i nostri programmi da programmi molto nozionistici nella didattica a esempi, tentativi di usare strumenti che fanno emergere la mancanza di competenze, però questo credo che sia un percorso lungo. Dobbiamo pensare a strumenti diversi per le scuole e per gli adulti. Il passaggio di cui parlava adesso il rappresentante d'Intesa è fondamentale. Il colloquio con gli adulti non può che avvenire nei momenti del bisogno, nei momenti in cui è utile avere quella conoscenza, quella competenza, quindi la formazione, diciamo, nei punti di contatto tra gli intermediari finanziari e i clienti, la formazione nei luoghi di lavoro, l'uso dei mezzi di comunicazione di massa sono probabilmente alcuni degli strumenti. L'ultimo passaggio per noi è ovviamente che tutto questo, come si dice di nuovo nel rapporto giustamente, è complementare e non può che esserlo con un ruolo efficace del regolatore. Costruire educazione finanziaria ovviamente non significa assolutamente applicare a un ruolo di regolamentazione efficace e premiante, regolazione che deve essere fatta di buona normativa, di buon disegno normativo. Anche su questo forse abbiamo ancora da lavorare e da utilizzare le conoscenze anche qui comportamentali e cognitive, e di efficace enforcement, e quindi di applicazione della normativa per il vaglio dei comportamenti sul mercato e dell'uso di tutti gli strumenti possibili per conoscere come il mercato si comporta e quindi correggere.
solo così appunto ricostruiamo la fiducia di nuovo, di cui si è parlato prima, che è essenziale perché il sistema finanziario svolga efficacemente il suo ruolo. È un compito sicuramente complesso, richiede tanta disponibilità al coordinamento, che forse diciamo è una delle cose che in questo paese non sempre sono a disposizione, però questo mi sembra un momento in cui le energie sembrano convergere, c'è un'enorme disponibilità a fare delle cose insieme, credo che la dobbiamo raccogliere e con questa possiamo fare dei passi significativi. Grazie.